In occasione della 54esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, ci colleghiamo con il direttore dell'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana, il dottor Vincenzo Corrado. Ben trovato, buona domenica. Grazie, buona domenica a tutti voi. Allora, fuori onda abbiamo detto che ci saremmo dati del tu, perché tu sei giovanissimo, in questo momento occupi una posizione di rilievo e oggi, visto che è la giornata dedicata, insomma, abbiamo avuto, ecco, il piacere di ritrovarci. Il tema del messaggio, perché tu possa raccontare e fissare nella memoria la vita si fa storia tratto dall'Esodo. Viene fuori immediatamente, visto che insomma abbiamo questa occasione per commentarlo un attimo, viene fuori il bisogno di raccontare la nostra storia, di condividere. In questo senso il giornalista, in questo caso tu, ti senti un po' privilegiato? Beh, più che un privilegio è una posizione di servizio. Io ho sempre pensato che quando qualcuno viene chiamato a una posizione particolare o un incarico particolare, più che un privilegio sia un mettersi a servizio e di chi effettua la chiamata, poi anche verso le persone alle quali tu devi dare delle risposte per chi è interpellato. Ecco, io penso che la comunicazione debba un po' purificarsi da questa sensazione di privilegio con la quale molte volte ci si accosta, no? Uno pensa al giornalista, al comunicatore, come se fosse un privilegiato. Invece, secondo me, quella è una posizione scomoda. È perché tu alla fine devi stare dentro una storia, viverla appieno, viverla nel profondo, è perché poi tu devi trovare le parole giuste per trasmettere le emozioni, le sensazioni che tu stesso hai vissuto. E non sempre questo corrisponde alla realtà, a ciò che avviene. Mi ha molto colpito qualche tempo fa un giornalista che seguiva un po' le crisi medio orientali. Quando mi raccontava come queste crisi e anche la sensazione di precarietà attraversassero tutta la sua persona fino a sentirsi partecipe delle sofferenze di quel popolo. Ecco, mi piace immaginare che tutti i comunicatori, chi più, chi meno, chi ha un incarico particolare, siano veramente attraversati dalle storie che hanno la fortuna e il privilegio, quello sì, è un privilegio, di vivere in presa diretta. Ecco, era proprio qui che volevamo arrivare. In realtà il mondo della comunicazione è in continua evoluzione, sta cambiando, è cambiato tanto rispetto a tanto tempo fa, diciamo. In questo senso, tu parlavi di parole giuste. Quali sono le parole giuste oggi da utilizzare nella comunicazione per raccontarsi? Credo che non servano tante parole. In giro ci sono tantissime, anche tantissime fake, ormai tutti conoscono questa parola, tante notizie false. Ecco, le parole giuste invece. Io credo che non servano tante parole. Quando io dico parole giuste, per me significa operare quello che in termini ecclesiali si chiama discernimento, no? Operare un'analisi profonda in ciò che viene visto, in ciò che viene vissuto, e nella comunicazione scegliere, centellinare anche le parole. Meglio una parola in meno che due parole in più per descrivere un'emozione, una sensazione. Questo noi lo percepiamo anche da un vissuto quotidiano. In queste settimane abbiamo vissuto e continuiamo a vivere questa esperienza fortissima di crisi sanitaria dovuta alla pandemia, no? E quante parole abbiamo vissuto, quante parole hanno squarciato anche le nostre esistenze, ma quante parole non hanno trovato respiro perché soffocate anche qui dal puzzo delle fake news, che è riuscito anche a contrastare il dolore di tanta gente per dei lutti, per delle sofferenze vissute. Allora quello che ci viene chiesto nel 2020 è veramente una presa di coscienza dell'importanza della scelta non delle tante parole, ma delle giuste parole da dover dire per poter effettuare una comunicazione che sia prima di tutto pensata
e che poi in secondo luogo apra anche una riflessione, faccia pensare, susciti delle emozioni, delle sensazioni. E questo avviene anche con un semplice sguardo, con un sorriso. Non per forza sempre bisogna concettualizzare tutto ciò che si vive attraverso delle espressioni verbali. Alle volte basta anche un semplice sguardo e un sorriso. E poi sono quelle esperienze che tutti noi facciamo nelle nostre famiglie, quelle esperienze della quotidianità. Vero, il fatto l'importanza dello sguardo forse lo stiamo scoprendo proprio in questo momento, visto che è l'unica parte del corpo scoperta del viso, quindi possiamo comunicare tanto con lo sguardo e a volte tantissime emozioni non vengono considerate proprio perché insomma ci basiamo su altro. E tu parlavi di discernimento, Vincenzo. Nel messaggio di Papa Francesco, insieme alla pazienza e al coraggio, sono le cose che non devono mai mancare in un racconto. Quindi ti ritrovi ampiamente, voglio dire, da giornalista. Ma io mi ritrovo, non potrei non trovarmi appieno e d'accordo con le parole del Santo Padre. Quando io penso che, soprattutto in quest'anno, il messaggio di quest'anno, costituisca, diciamo, una sintesi di tutti i messaggi che il Papa ci ha donato in questi ultimi anni, proprio perché va a trattare un tassello che sta alle fondamenta delle comunicazioni, no? Non è che viene trattato un aspetto particolare, soprattutto dello sviluppo tecnologico o mediatico, quasi va proprio al succo della comunicazione, che è la narrazione. E nel momento in cui viene tematizzato in modo particolare il tema della memoria sì, è molto bello, ma è anche molto impegnativo. Pensiamo quante volte noi, ad esempio, siamo portati a ricordare tutto ciò che ci ha fatto del male, tutto ciò che ci ha fatto soffrire. Allora è molto semplice, no? Pensare a chi mi sta accanto, che mi ha fatto uno sgarbo oppure che mi ha offeso. E questo fa parte della nostra memoria, però non tutto dovrebbe costituire quella grande storia delle storie che è la parola di Dio, a cui poi il messaggio fa riferimento. Allora qui entra in campo il discernimento. Non tutto ciò che noi intendiamo ricordare ci porta a costituire la biblioteca della nostra memoria. Iniziamo anche noi a fare un po' di discernimento nella nostra memoria su ciò che effettivamente può costituire un tassello importante del nostro mosaico e ciò che magari possiamo sanare attraverso il perdono, la riconciliazione, attraverso anche un sorriso. Torniamo alla gestualità, no? In questo momento siamo costretti un po' a una comunicazione alternativa rispetto a quello a ciò cui siamo abituati, lo vediamo anche nelle celebrazioni liturgiche. Però attraverso uno sguardo noi magari riusciamo a entrare in profondità e ad aprire anche, o forse a riscoprire, quella comunicazione non verbale a cui forse non siamo più abituati. Allora il discernimento ci aiuta, ci favorisce in tutto questo. Il discernimento è avere ben presente, chiaro, ciò che è avvenuto, ciò che avviene, ciò che avverrà. Perché passato, presente e futuro sono in qualche modo strettamente collegati e costituiscono le nostre persone. E il discernimento è parte integrante e fondamentale della memoria. È interessante quello che dici, è sicuramente interessante da approfondire il messaggio interamente. Noi abbiamo preso soltanto qualche stralcio. In conclusione volevo chiederti, tu parlavi di servizio, quando io parlavo di privilegio ed era un po' una provocazione, in questo tuo servizio sicuramente c'è stata l'impronta di qualcuno, forse di qualche santo. Tu sei pugliese, della provincia di Lecce, e probabilmente un Don Tonino Bello può aver fatto tanto, ma anche chi ti era accanto in alcuni momenti della tua vita. Io ho imparato tantissimo, la mia diocesi, ora la mia diocesi di appartenenza, ho imparato tantissimo dalla testimonianza dei martiri di Otranto, di quanto sia veramente forte vivere sulla propria pelle e sulla propria testimonianza il fatto di una fede profonda, di un affidamento totale che si fa poi martirio, no? Consegna totale di sé.
E insieme ai martiri di Otranto, ovviamente, noi abbiamo una terra che è ricca di figure fondamentali. Non posso negare che nella mia formazione ha inciso tantissimo Don Tonino Bello. Erano gli anni in cui frequentavo il liceo, quindi il suo modo di essere, il suo modo di scrivere, di predicare, di porsi, di approcciarsi, ovviamente è stato un modello per tutti noi, per tutta la mia generazione. E anche l'aver vissuto proprio quella, permettetemi, salentinità che un po' ci contraddistingue. Quel donare, quel veramente farsi dono di sé, che Don Tonino ha veramente vissuto fino nelle profondità delle sue viscere, anche nella malattia. Ovviamente è stata una testimonianza che ti porta, ti provoca, e la provocazione non è tanto contestare una parola. Non è tanto prendere la parola per rimarcare, la provocazione è quel movimento che ti porta a uscire da te stesso. Ecco, Don Tonino l'ha vissuto in profondo. Anche quando mi è stato chiesto di prendere questo incarico, mi è venuta l'immagine della chiesa del grembiule, no? E quando parlo di servizio, secondo me si intende proprio quello, il fatto di mettersi veramente a servizio delle nostre comunità per capire le domande e cercare, con serenità, ma anche con tanta umiltà, di provare insieme, non da soli, ma insieme a dare delle risposte. Bellissimo, grazie per aver dedicato il tuo tempo anche a noi. Una curiosità, adesso sei in CEI, no? Cosa si dice nei corridoi a proposito di parole, di comunicazioni, in questo periodo che è un po' difficile per tutti, immagino. Ma c'è grande. Diciamo che questa situazione inedita per tutti Sì. ha segnato profondamente ciascuno di noi. C'è grande preoccupazione ovviamente per ciò che è avvenuto nel paese. C'è grande preoccupazione per i diversi settori e ambienti della nostra vita. Pensiamo alle famiglie, alla difficoltà dei lavoratori, a chi purtroppo ha perso un lavoro o a quella speranza che purtroppo non si incanala nel verso giusto. Adesso c'è tutto il tema anche delle scuole paritarie. La sensazione è che questa situazione che si è venuta a creare in qualche modo ci interroga e ci consegna anche un tempo nuovo. I vescovi, nell'ultimo Consiglio Episcopale Permanente, chiedevano una lettura biblico-sapienziale di questo tempo. Noi qui abbiamo provato, insieme ad altri uffici, e stiamo tuttora provando a incrociare diverse riflessioni. E crediamo che il tempo vissuto sia stato un tempo di sofferenza, ma non vada sprecato, perché come tutte le crisi, poi alla fine si aprono delle opportunità. Allora, nei corridoi c'è un grande, diciamo, anche se attualmente sono un po' disabitati per ovvie ragioni, però c'è quel fermento, diciamo, che fa parte del lievito. E il nostro augurio è veramente che questo impasto che abbiamo fatto in queste settimane possa trovare fermento e possa dare anche inizio, chissà, a una stagione nuova del sentirsi anche comunità, dell'essere comunità ecclesiale, sociale, civile e anche politica. Lievito che aiuterà a crescere e ad andare avanti sempre meglio. Grazie Vincenzo, è stato un bellissimo incontro, davvero, ti ringrazio di cuore e congratulazioni per questo ruolo che ormai da qualche mese porti avanti, però noi insomma ecco, abbiamo avuto l'occasione soltanto oggi di ritrovarci e speriamo che sia soltanto una prima volta. Grazie, grazie a tutti voi e un saluto particolare alla mia terra che E come no? porto sempre nel cuore e ovviamente è un sentirsi a casa. E un grazie anche a voi per il servizio che rendete per tutte le persone anziane, per tutte le persone sole, per chi ha bisogno di quella parola veramente di senso e che apra
non solo alla riflessione, non solo alla compagnia, ma che apra anche a una finestra di speranza. Grazie, grazie di cuore, orgogliosi di essere conterranei del direttore nazionale del PCI. Grazie ancora. Grazie a tutti voi, buona domenica. A te.